Eccoci, buonasera a tutti, buonasera a tutte le persone che guardano e sono connesse. Questa prima diretta su Facebook da vari account, siamo con Armando Castagno, il professor Armando Castagno. Parleremo di Borgogna. Sono molto felice perché, insomma, il professor Castagno è probabilmente il più grande conoscitore della regione, ha scritto questo libro sulla Borgogna, dov'è qua? E professore di scienze... Sembra anche più grande di com'è, come me lo ricordo io. È grande, eh? Non è proprio Mazzò. piccolissimo. Questa dovrebbe essere l'edizione tascabile. L'ho studiato un po', non tutto, devo ammettere. Parleremo quindi di Borgogna, professore di scienze, professore anche a Pollencia all'Università di Scienze Gastronomiche, scrittore, è stato giornalista per tanti anni, ha scritto di football americano, ippica e ora però solo vino, fa seminari in tutta Italia, fra cui anche proprio incentrati sulla Borgogna e un master proprio sulla Borgogna. Quindi benvenuto, grazie mille di essere qui. Ben trovata, grazie. Grazie E se vogliamo iniziare quindi a partire per, allora, sul tuo libro, scrivi che hai scritto questo libro per amore per la Borgogna. Perché proprio amore per la Borgogna? Cosa ha questa regione di così speciale? a te. Domandone. Che cosa ha di così speciale? Intanto il fatto che, con un po' di fortuna, perché sai, la Francia per noi italiani ha questo aspetto ambiguo, no? Che alle volte ci infonde un misto di amore e odio, in senso positivo, cioè di antipatia, di rivalità, di confronto. In realtà io in Borgogna, ti dico la verità, mi sono sempre trovato praticamente a casa. Sono stato accolto sempre benissimo dai produttori, ci ho trovato una dimensione davvero molto familiare, domestica, persone insomma semplici, nonostante il fatto che quello sia il territorio sulla bocca di qualsiasi appassionato di vino, no? Poi che sul mercato, che sui listini che poi ti presentano a fine visita, si veda che sanno perfettamente quale caccia si sviluppi nel mondo dei loro vini, effettivamente poi questo è vero. Però intanto la componente umana della Borgogna a me piace moltissimo, è un posto che ha avuto una storia travagliata e diversa da tanti altri posti della Francia che sono sempre stati Francia. La Borgogna è stata per tanti secoli Borgogna, prima di tutto è stata Ducato di Borgogna, è stato un polo mercantile, commerciale, culturale, autonomo, che ha fino al Rinascimento ha incluso anche suggestioni molto forti provenienti dal nord Europa. Per esempio dalle Fiandre, molto forti, anche dall'Europa centrale. E quindi, tutto sommato, anche dal punto di vista culturale, la Borgogna è un po' un unicum. Adoro i vini, come credo quasi tutti gli appassionati di vino, perché i vini della Borgogna sono meravigliosi da bere. È questo che li rende così cari. Il fatto che tutto sommato sono dei vini ambiziosi, che durano molto nel tempo, ma che si bevono in maniera compulsiva, insomma, si bevono volentieri. Poi il fatto che sia una regione bellissima, anche dal punto di vista paesaggistico, che loro abbiano saputo custodire il paesaggio, l'ambiente, devo dire in modo notevole, è anche un dato di fatto, ci sono molte vestigia medievali, tardo medievali, seicentesche, settecentesche, molto interessanti, più tutta la parte monastica, abbaziale, che addirittura, cioè, la città di Bonn, che è una città di 22.000 abitanti, è grande come, non so, Isernia, ma conta 34 siti protetti a livello nazionale. È un posto minuscolo in cui praticamente ogni 10 passi c'è un monumento.
ed è tra l'altro una... Prego. Se dovessimo partire, io sono un appassionato di vini e parleremo molto di vini. Ciao Alessandro, ciao Laila. E se io prendo la macchina, voglio fare un viaggio in Borgogna, dove vado, da dove parto? Quali sono le tappe fondamentali? Prima di tutto la tappa fondamentale consiste nell'azzeccare il traforo giusto, perché dipende dal periodo dell'anno. Io sono sempre per fare il Fréjus, non il Monte Bianco. Quindi prima di tutto bisogna raggiungere la Borgogna, si fa la Torino-Bardonecchia, si entra sotto il traforo del Fréjus, che costa anche molto meno, e si arriva dall'altra parte, si è in Savoia praticamente, si tira dritti su Lione, sono quasi 200 chilometri, non si arriva a Lione, si fa una deviazione prima per evitare la città e poi si tira verso nord e in un paio d'ore si è a Bonni. E che cosa, da dove cominciare? Poi io direi dalla scelta di dove dormire prima di tutto. E la scelta è limitata, perché direi che sono solo tre possibilità concrete. Una è Bonn, che è l'unica cittadina vera della Borgogna del vino, quindi è un po' la capitale della parte enoica, e secondo me è la scelta più intelligente, perché Bonn è equidistante più o meno dal vertice nord e dal vertice sud della Côte d'Or, quasi equidistante. Oppure si può dormire a Nuit-Saint-Georges, come faccio io, perché ci sono dei posticini deliziosi e molto silenzio. Oppure si può andare al sud, perché sia a Mersol sia a Saint-Aîné ci sono dei bed and breakfast, devo dire molto spartani, in cui è possibile anche trovare una collocazione, una sistemazione buona se non si vuole limitare la visita alla Côte d'Or, ma magari si vuole fare qualche scorribanda al sud, nella Côte Chalonnaise o nel Mâconnais o addirittura nel Beaujolais. Quindi prima di tutto direi questo. Altrimenti c'è la città è Dijon, che è la capitale della Borgogna, che sta peraltro in una posizione molto scomoda per visitare la Côte d'Or, perché è all'estremo nord, e quindi da Bonn per arrivare da Dijon per arrivare a Bonn sono credo circa 25 chilometri, e per arrivare a vedere il Mont Rachet per esempio sono quasi 50. Hai già nominato diverse zone della Borgogna. Se proviamo a descriverla un po' in maniera molto, molto base, si parte appunto Chablis a nord, poi Chablis è totalmente isolata dal punto di vista, è praticamente a metà strada con Parigi, occorre percorrere la A6 che si prende a Bonn e avere molta, molta costanza, perché non c'è niente e nessuno tra la Borgogna e Chablis praticamente, è un'autostrada che taglia in due il Parco Nazionale del Morvan, che è una enorme riserva naturale, ambientale, faunistica, dove però non ci sono praticamente centri abitati. E bisogna stare anche attenti, perché la segnaletica Bonn è infida, c'è l'uscita di Bonn San Nicolas, dove c'è un arabesco stradale micidiale, in cui se non si sta attenti col navigatore si imbocca la A6 verso Chablis, e l'uscita più vicina è a 34 chilometri. Quindi significa farne 68. Bene. Il punto è, a me è capitato due volte. Io mi sbaglio, ora vabbè, poi torniamo alla Côte d'Or. A Montalcino, io nella rotonda di Montalcino sbaglio sempre, ci sono quelle quattro vie e becco sempre quella sbagliata. Però vabbè, soprattutto è incredibile che non si sia pensato a Montalcino in quella famosa rotonda di mettere delle indicazioni stradali chiare verso i luoghi che uno chiaramente vuole raggiungere. Ma peggio ancora è il raccordo stradale che gira intorno a Bonn, è molto peggio, perché il raccordo stradale che gira intorno a Bonn è una vera trappola sadica, non c'è nessuna indicazione verso i luoghi per cui uno chiaramente sta lì, cioè vuoi dirmi dove sta Volnay, dove sta Pouilly-Montrachet, dove sta Saint-Aîné, i luoghi del, cioè Pommard, no, che sono venuto a fare? Invece ci sono indicazioni per tutti i paesi più assurdi, tranne quelli per cui uno sta lì. Si arriva secondo più me lo fanno apposta, che non possono non sapere. Si arriva più assetati, dice Rachele Bernardo. Cioè. Se si arriva. Si arriva. Ma quindi cos'è questa Côte d'Or? Questa mitica Côte d'Or? Com'è divisa? Com'è la legislazione in Borgogna? Diamo qualche... La Côte d'Or è una striscia praticamente orientata nord-sud, una striscia di colline, una vera dorsale, orientata nord-sud in modo quasi preciso,
lo scostamento è dall'asse nord-sud è molto basso per quanto riguarda la sua prima parte, la parte settentrionale, mi pare sia di 13 gradi, mentre diventa di 33 circa nella parte meridionale che si chiama Côte de Beaune, e questa specie di struttura ospita 52 chilometri e mezzo circa di vigneti collinari, o in una specie di falso piano con 3-4% di pendenza all'inizio, e poi la collina sale fino a circa 350, in qualche caso anche di più, metri sul livello del mare. Una lunghissima striscia di vigneti a perdita d'occhio, con una densità di impianto micidiale che passa dai vecchi 9-10 mila ceppi a ettaro ai 12 mila mediamente attuali, e che è divisa in una quantità impressionante di vigne, di appezzamenti, di fondi che hanno ognuno il suo nome, ognuno la sua storia, la sua aneddotica e perfino il suo vino tipico, sono più di 1200, delle più varie dimensioni, ma normalmente molto piccoli. Cos'è un Lio di? Cos'è un Lio di? Lio di è un luogo detto, un luogo battezzato, un luogo che ha un nome, non necessariamente un luogo che ha delle caratteristiche omogenee dal punto di vista del cosiddetto terroir, ma semplicemente un luogo che è stato, probabilmente l'origine dei Lio di è in gran parte legata alle, diciamo così, alla delimitazione che se ne fece in epoche lontane, intorno al XV secolo, XIV secolo in qualche caso, perché esistono dei Lio di che hanno effettivamente un nome unico, ma che comprendono evenienze ambientali molto diverse al loro interno. E quindi, diciamo così, la legislazione francese di cui tu mi chiedevi, giustamente, non ha sempre recepito il concetto del Lio di per creare una tipologia di vini, cioè un vino, un Lio di, non è così. È così soltanto nei livelli più bassi, dei quattro, in cui la Borgogna può essere gerarchicamente divisa, e cioè il livello regionale e il livello comunale. In quel caso effettivamente si tende a riportare in etichetta il nome del Lio di, cioè del nome del vigneto storico, senza stare a fare troppe distinzioni. Ma ai livelli più alti, e cioè i Premier Cru e i Grand Cru, la legislazione è stata molto più pignola, perché alle volte ha diviso un Lio di laddove invece l'uomo l'aveva unito. E quindi l'ha diviso perché una parte di quel Lio di ha determinate caratteristiche di eccellenza, o addirittura una omogeneità con altri Lio di, cioè ha più omogeneità con altri Lio di limitrofi che con lo stesso Lio di in altre parti, e quindi ha preso e l'ha accorpati alle altre. Ci sono diverse vigne, creando così i Climat, Climat con la T finale, che non a caso deriva ed è sinonimo anche di clima. Cioè il clima è invece un'entità artificiale, per così dire, è un'entità non catastale, ma creata al momento della delimitazione delle denominazioni d'origine, quindi negli anni 30 del Novecento evidentemente, accorpando Lio di o pezzi di Lio di a creare un'entità omogenea dal punto di vista del terroir, quindi esposizione, geologia, pluviometria, insolazione, declività e così via. Tutto quello che fa la parte ambientale del terroir. E in qualche caso anche recependo il modo in cui la comunità umana ha trattato, diciamo così, quella parte di mondo, quella parte di Borgogna. Perché per esempio ci sono dei Lio di che sono divisi in più parti, una parte dei quali ha contribuito in passato a realizzare dei vini, cioè il cui vino era commercializzato con un nome che non era quello del Lio di, era un nome collettivo, cui magari non partecipava la parte bassa del Lio di, ma magari partecipava il Lio di a destra o a sinistra o sopra. Questo per esempio è il caso del Musigny, è il caso delle Chaisot, è il caso del Corton e di tante altre vigne che sono fatte di più Lio di, del Clos de la Roche. Tutti questi, allora tornando quindi alla legislazione, la divisione come nasce, ma anche cos'è che rende un Grand Cru o Premier Cru, Premier, quanti Grand Cru più o meno ci sono, quanti Premier Cru? No, più o meno, se presume, no, lo dica precisamente. I Grand Cru sono 32. Sì. 33 contando anche quello di Chablis, che è uno solo,
è un unico Grand Cru, lo Chablis Grand Cru diviso in 7 parcelle, come è noto. Però sono parcelle di un unico Grand Cru, lo Chablis Grand Cru, la collina del Grand Cru. Comprendendo quello e i 32 della Côte d'Or, si arriva a 33 Climat, 33 Climat Grand Cru. Qualcuno è formato da un unico Liodi e qualcuno da una collezione di Liodi. Questi 32 Grand Cru, quindi sì, sono compositi e sono alcuni bianchi, alcuni per i vini rossi. Sì. E come sono divisi? Côte de Nuit, Côte de Beaune, come... Allora, come numero? No, no, più o meno. No problem. No, base, più o meno. Cioè, quelli, quelli nella Côte de Nuit ci sono più Grand Cru del Pinot Nero, Côte de Beaune. Sì. Proprio per chi conosce un po' poco la Borgogna, no? Come... Sì, 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 sì. Allora, diciamo, la Côte de Nuit è praticamente consacrata al rosso, quindi al Pinot Nero, salvo eccezioni, ma insomma al Pinot Nero. Le denominazioni d'origine della Borgogna sono quasi tutte da rosso, sono quasi tutte, diciamo così, caratterizzate dall'obbligo del Pinot Nero. Sono soltanto due quelle che ammettono l'altra varietà locale antica che si chiama Gamay, e cioè il Bourgogne Pastugren e il Bourgogne Gamay. Le altre sono da Pinot Nero obbligatorio. In realtà in molte denominazioni è ammesso il mélange de plantes, cioè in coltivazione promiscua, non creando dei vigneti apposta, è ammesso fino al 15% di vigneti complementari, di vitigni complementari, che però sono tutti bianchi. Quindi in realtà il livello di bacca rossa è il Pinot Nero e basta. E quindi i Grand Cru della... Scusa, sì, se ti interrompo, questi vitigni complementari ammessi sono Chardonnay, Aligoté o...? Aligoté e Pinot Bianco. Ah, ok. Sì. Anche nello Chambertin ci può andare fino al 5% di Chardonnay, una cosa che pochi sanno. In realtà la percentuale di uve bianche in promiscuo nei vigneti della Borgogna si è calcolata intorno al 2 per mille. Quindi si tratta di incidenti di vivaio praticamente. Quindi praticamente tutti o quasi tutti i Grand Cru della Côte de Nuit non prevedono che la tipologia rosso, con l'eccezione, devo dire, notevole del Musigny, che ha invece anche la possibilità del bianco, che infatti è rivendicata come denominazione su un terzo d'ettaro, una piccola parcella da Comte de Vauguet, che è uno dei domain più straordinari della Côte de Nuit, ecco. Altrimenti gli altri, che sono, se vuoi te li elenco, insomma, ce ne sono 9 nel comune di Gevrey-Chambertin, ce ne sono 4 nel comune di Moret-Saint-Denis, più un pezzettino del Bonnemar che è a cavallo tra Moret-Saint-Denis e Chambol, che comprende anche il famoso Musigny, poi c'è il Clos de Vougeot, e poi ci sono i 2 Grand Cru del comune di Flagey-Echezeaux, e cioè Echezeaux e Grands-Echezeaux, e i 6 Grand Cru del comune di Vin-Romanée, che sono tra famosi quasi tutti, a parte forse la Grande Rue, gli altri 5 sono Romanée Saint-Vivant, Richebourg, La Tâche, Romanée Conti e La Romanée, che insomma il vertice mondiale forse della produzione del rosso, o comunque vini che si siedono al tavolo con le divinità del Rodano, di Bordeaux e della Champagne e così via. Invece nella Côte de Beaune sono diversi Grand Cru che prevedono sia la tipologia, diciamo, bianco che rosso, sono tutti raggruppati peraltro nella grande famiglia, nel grande clima molto forzato, devo dire, del Corton. Sono 150 ettari e 26 sotto clima, si chiamano proprio subclima perché sono grandi, non sono dei veri Liodi, sono grandi. Quindi il Corton esiste sia bianco che rosso. Nella parte alta della collina c'è una specifica zona dove, se si vuol fare il rosso, si fa il Corton Rouge. Se si vuol fare il bianco, si fa invece un vino speciale fatto proprio sotto il bosco, 77 ettari di vigneto sassoso e più fresco, che si chiama Corton Charlemagne. Da lì occorre percorrere più di 20 km verso sud per trovare l'ultima zona dove ci sono dei Grand Cru, dei vigneti Grand Cru, e cioè la zona a cavallo tra Pouligny-Montrachet e Chassagne-Montrachet, dove ce ne sono 5, con il Montrachet propriamente detto in mezzo e i vari petali di questo meraviglioso e costosissimo fiore, e cioè in alto lo Chevalier Montrachet, in basso il Batard Montrachet, e ai due lati del Batard ci sono il Bienvenu Batard Montrachet e
il Crioba d'Armoroche, questi sono tutti solo bianchi, per cui vedi un mosaico sfaccettato che però vede effettivamente la polarizzazione dei rossi verso il nord e la polarizzazione dei bianchi verso il sud. In tutte le altre zone della Borgogna non ci sono Grand Cru. Se tu dovessi scegliere due Grand Cru di Pinot Noir e due Grand Cru di Chardonnay per mettere in evidenza le differenze dei diversi terroir, quali che sceglieresti? Bella domanda. Quali sceglieresti? Quelli un po' più alle antipodi per cercare di far capire come cambiano poi anche i vini in base al terroir della Borgogna? Una splendida domanda. Allora, diciamo così, che cominciamo dai rossi. La grande possibile polarizzazione è tra finezza e potenza. Quindi dovendo scegliere un Grand Cru da rosso giocato sulla potenza, si può andare a diversi gradi di rusticità dal più sublime di tutti dal punto di vista della potenza, che è praticamente privo di rusticità in qualsiasi versione che ne abbia assaggiata, che è lo Chambertin, il quale è una specie di mostro a sangue freddo con una finezza di trama che non si può descrivere, insomma conviene assaggiarlo, che ha un vicino più antico di lui che ha, rispetto a questa algida freddezza dello Chambertin, ha più calore, ha più umanità, forse non ha lo stesso impatto cerebrale, no? Perché lo Chambertin è un assaggio assolutamente memorabile per chiunque, che si chiama Chambertin Clos-de-Bèze, o per meglio dire si chiama Clos-de-Bèze. Ecco, Clos-de-Bèze è il lieu di Chambertin, Clos-de-Bèze è il clima, ma è la stessa vigna. E questo io lo sceglierei come archetipo della potenza. Per quanto riguarda la finezza, c'è anche più scelta. Si può andare da una finezza veramente quasi impalpabile del sapore per vedersi spalancare davanti un caleidoscopio di profumi che in genere lasciano irretiti in una vigna che è di fronte allo Chambertin, che si chiama Griot Chambertin. È una vigna straordinaria. Nel comune di Chambol-Musigny c'è la vigna detta Musigny, che è probabilmente l'araba fenice, insomma, di tutti i cercatori di grandi vini di Borgogna, e c'è addirittura più di una possibilità nel comune di Vaux-en-Romanée, dove per esempio la Romanée-Conti, che peraltro prevederebbe un esborso non indifferente, e quindi probabilmente il consociamento di più assaggiatori, però ecco, la Romanée-Conti da me assaggiata in totale 3 volte, dà un vino di grandissima finezza, proprio quasi di arcana perfezione, ecco, senza nessuno sfoggio di potenza. Eppure l'azienda lo fa sentire per ultimo, nonostante ci siano dei vini molto più potenti, più possenti del Romanée-Conti, perché Le Chézeau, per esempio, lo è, ma perfino la Tâche è un vino assai più potente, assai più vistoso della Romanée-Conti, che però arriva alla fine a fare un'operazione di reset del cervello, perché assaggiato quello effettivamente non si è in grado di assaggiare altro, io direi, per tutta la giornata, e non conviene assaggiare altro per tutta la giornata, perché ogni volta è unica, cioè, te lo ricordi, non puoi non ricordarti. Siccome l'azienda fa assaggiare il vino normalmente riuscendo a entrarvi in visita, perché non accettano visite se non attraverso una trafila, penso sia più facile parlare con Joe Biden che con Aubert de Villene. Ecco, però se per caso riesce a entrare... No, io devo dirti, io ho parlato con Aubert de Villene, ma non ho assaggiato i vini. No, organizzano anche delle... Il seminario con lui e c'era anche il tasting dei loro vini, però purtroppo... No. Beh, la quotazione attuale della Romanée-Conti è intorno ai 20.000 euro a bottiglia. Una goccia costa come una bottiglia di vino normale. Ecco, io direi che questi sono gli estremi, insomma. In realtà tra i vini potenti, senza doversi svenare, si potrebbe tentare di assaggiare un Le Chézeau, un Corton o un Richebourg, che è pure un vino decisamente potente, anche se è più complesso sia del Le Chézeau che del Corton, direi nettamente.
E ci sono anche varie possibilità di assaggio di un bellissimo vino fine, alternativo al Griotte o al Romanée Conti, per esempio il Rousschott Chambertin, è un vino molto fine, molto elegante, molto minerale. E quindi è un'altra possibilità. Tra i crudi Moret Saint-Denis, forse il più fine è il Clos Saint-Denis, che dà il nome al paese, mentre il più potente è certamente il Clos de Tarte, ma non solo per ragioni di terroir, ma anche forse per ragioni legate al gusto dell'azienda che ce l'ha in monopolio, perché il Clos de Tarte ha avuto quattro proprietari dal 1141 a oggi, tutti E in ora monopolio. ah, tutti Ora è in di monopolio. proprietà di quelli di Château Latour. Ah, ok, sì. E dove hai dei canali da consigliarci particolari per trovare questi vini? Peraltro non ti ho risposto perché mi avevi chiesto anche dei bianchi, forse? Sì. Però Lì ora è più facile perché sono meno vigne. Comunque il vertice di finezza dei bianchi è lo Chevalier Monrachet, che è un vino per il quale sono contento dell'aggettivo che ho trovato per il libro, che è lunare. Non E è bellissimo, il Corton Charles, lo Chevalier Monrachet è un vino bellissimo, un vino ipnotico. L'altro grande vino basato sulla finezza tra i bianchi di Borgogna è il Corton Charlemagne, soprattutto in alcune versioni. Mentre direi che tra i bianchi il vino più potente di tutti è nettamente il Monrachet, laddove per potenza si intenda proprio impatto, mentre volendo impatto e complessità, quindi è un vino che francamente satura il Monrachet, non è un vino facile. Alla base del Monrachet c'è invece un vino che fa sfoggio di potenza, diciamo quasi bruta, che è il Bâtard Monrachet, che è un grandissimo bianco, forse meno trasognato del Monrachet, molto più concreto, diciamo, lì fa la parte del giovane guerriero. il Musigny com'è? Oh, tutto, il Musigny è un caleidoscopio. Il Musigny dipende molto, perché Musigny è una vigna grande, non è una vigna piccola, ci sono tre parcelle grandi, tre lieu-dit, appunto, E quanti le Musigny, le produttori Petit ha? Musigny. Quanti Non produttori? tantissimi, non tantissimi, perché delle tre parcelle, la Combe d'Orvault è in monopolio a Jacques Prieur, le Petit Musigny è in monopolio a De Vauguyer, e quindi tutti gli altri sono nell'altra parcella che si chiama Le Musigny, in realtà detta Le Grand Musigny per distinguerla dal Petit, ma si chiama solo Le Musigny. Sono una dozzina, direi. Una dozzina sono i produttori notevoli del Musigny, sì. Più ci sono ovviamente tutte le vendite, diciamo, sottobanco, che danno origine a delle etichette estemporanee di negozianti che acquistano l'uva, quindi non si può mai dire esattamente di un Grand Cru quante etichette escono ogni anno. Leggo una domanda di Rachele. Ritieni che il tuo lavoro sulla Borgogna nella valorizzazione del terroir possa essere di stimolo, oltre che di approfondimento di studio, a produttori italiani che ancora dovrebbero lavorare maggiormente sul concetto di vigna? Ne abbiamo bisogno in Italia? Guarda, in realtà secondo me le due situazioni non sono così facilmente comparabili. Direi addirittura le due mentalità non sono comparabili. Ti posso dare un piccolo preannuncio nel testo che sto preparando, che ho quasi ultimato, sul Beaujolais, che sarà in vendita a partire dal 3 maggio e in spedizione a partire dal 28, c'è un capitolo sulla legislazione che ho voluto fare, che ho voluto impostare in maniera abbastanza originale, credo. Cioè, riportando, oltre che un discorso generale, insomma, di infarinatura sulla legislazione del Beaujolais, ho riportato la traduzione di una disciplinare di produzione francese, perché ne ho visti veramente pochissimi di prodotti di disciplinari francesi, e due interventi di altissimo valore scientifico a commento. Uno del professor Michele Antonio Fino, che è il più grande giurista del mondo del vino che ci abbiamo in Italia, e l'altro è del professor Maurizio Gilì, che è agronomo di fama internazionale e direttore di rivista agronomica, oltre che professori entrambi a Pollenzo, anzi Michele Antonio Fino è addirittura un direttore di corsi. Ecco, sulle differenze, sulla distanza di mentalità che quel disciplinare francese denota e traccia rispetto ai disciplinari italiani. E io penso che sia venuta fuori una cosa molto interessante, molto stimolante. Quindi, dal punto di vista della tua domanda, direi
che non è tanto ai produttori italiani che la situazione della Borgogna, se ben studiata, deve insegnare qualcosa, ma è ai legislatori italiani e soprattutto al sistema di interazioni tra legislazione e consorzi, tra legislazione e mondo della produzione. Perché, a mio giudizio, la Borgogna non è che debba insegnare, ma debba proporre un punto di vista alternativo, una risposta a domande che sono molto importanti e che addirittura rasentano la filosofia del diritto. Di chi è la terra? Realmente, di chi è la terra? Il proprietario della terra è il proprietario della terra? O ne è in realtà il custode a tempo? Tempo indeterminato, ma a tempo. E nel disciplinare di Pipoletti queste domande vengono ben fuori? Sì, vengono fuori alcune risposte, certamente. Per esempio, diciamo così, i disciplinari di produzione, in nome di chi si fanno? Cioè, in nome di chi viene regolamentata la produzione in un determinato territorio? Ci sono molti, molti posti in Italia, molti personaggi in Italia, nel mondo della produzione, che pensano che sia cosa loro. L'Italia è proprio il paese dei campanili, ma in realtà, diciamo, l'Italia è res publica, è una repubblica, quindi è di tutti. E quindi lo Stato che regolamenta la produzione in una determinata area lo fa a nome di tutti, non soltanto dei produttori iscritti al tale consorzio o dei produttori che in quel territorio si muovono in questo momento storico. La cosa che distingue prima di tutto l'Italia dalla Borgogna, se dovessi scrivere quattro pagine su cosa distingua le due mentalità, questo sarebbe a pagina 1 nella prima parte, è il fatto che lì si ragiona per generazioni, si ragiona con uno sguardo altissimo, uno sguardo panoramico, e non sul contingente, non sull'attuale, su quello che oggi c'è e dopodomani magari non c'è più. Quindi le decisioni, le statuizioni di legge, le prescrizioni, o le libertà, o si danno guardando la custodia del territorio da un punto di vista molto alto, lungo un arco di tempo molto lungo, molto ampio. Da noi alle volte si vive la giornata, cioè abbiamo nel DNA. Senza alle volte. Leggo questa parte del tuo libro. Un vero vigneron della Côte d'Or non considererà mai un successo aver prodotto un vino grandioso che tuttavia risulti lontano dall'archetipo riconosciuto per il comune e persino della singola vigna da cui proviene. Cos'è quindi questo terroir e com'è diverso, appunto legando un po' a quello che dicevamo, il concetto di terroir tra Francia ed Italia? Allora, lasciamo da parte l'Italia. Sì, confermo quanto scritto, come si diceva, no? In redazione, e tu sai bene di cosa parlo perché sei una giornalista giovane. Non lo diciamo, se non mi... Eris sacerdos in eternum, si diceva in latino. Se lo sei una volta, lo sei per sempre. Lo sei per sempre, marchia. Esatto. Gli americani dicono once a marine, always a marine. Noi usiamo i sacerdoti e loro i soldati. Il terroir è un tema molto complesso, sinceramente. Cioè, non è che esista una sola definizione univoca di terroir. A me piace molto quella dell'Istituto Nazionale delle denominazioni d'origine francesi. Piace molto e lo sposo in pieno. Il terroir è molto diverso dal territorio, perché ha il territorio come elemento uno di tre. Gli altri due sono il medium, cioè il vitigno essenzialmente, o i vitigni, e la comunità umana. Il terroir è un'entità territoriale ben precisa, in cui una serie di eventi, una serie di circostanze, meglio, che ineriscono l'ambiente in tutte le sue forme, quindi, ripeto, declività o esposizione, natura del suolo, natura del sottosuolo, frequenza delle piogge, frequenza delle nebbie e così via, hanno creato le condizioni per cui un medium, cioè un'uva o un uvaggio tipico, una sinergia di uve, interpretano questo territorio guidati non solo dalla mano, quindi dal savoir-faire, ma anche dal pensiero dell'uomo inteso come comunità, il quale non è che produce, ma rivela una potenzialità. Il compito della comunità umana nel terroir è quello di
direttore d'orchestra. Cioè l'uomo, non l'uomo singolo, su questo insisto, non la marca aziendale, non l'interpretazione narcisistica, diciamo così, di una unicità, di una che peraltro ovviamente è anche importante dal punto di vista di molti perché è un viatico per la commercializzazione più comoda, perché se ti distingui è proprio l'ABC del marketing, no? Però il marketing cozza frontalmente contro il concetto di terroir, che invece è un concetto collettivo e mimetico, perché l'interpretazione del terroir è comunitaria e dunque, per questo io ho scritto quello che ho scritto e che tu hai letto, un vignaiolo di Borgogna che ha, diciamo, quasi nel sangue il concetto di terroir che ho appena espresso, ha quella come missione, rivelare il terroir inteso in maniera complessiva, come ho detto. E quindi un vino che rivela il suo terroir è un'impresa riuscita. Un vino che rivela soltanto di se stesso la gradevolezza, la bontà, la complessità, ma è completamente scisso da tutto il discorso collettivo che ho appena fatto, è una cosa di cui quasi si scusano. Cioè, purtroppo è venuto veramente atipico. Dico, ma guardi, è fantastico questo vino. Sì, vabbè, ma a me non piace, mi è antipatico. Sono delle annate intere in cui la gran parte della produzione non riesce a leggere, non riesce a rendere le evidenze del terroir, anche se il vino è fantastico. È il classico caso di scuola dell'annata 2005 in Borgogna, che è stata celebrata mondialmente come la vendemmia perfetta e che difatti era per l'appunto una vendemmia perfetta, ma non un'annata grandiosa. Che quello che manca in quell'annata non è certo la sanità delle uve, che erano meravigliose, io ero lì, ma è la resa del terroir, che è il loro mantra, in questo senso il terroir. Quindi ambiente... Come? Cioè, ci sono molte occasioni di collaborazione tra diversi produttori? No. Ok. No, assolutamente no. Anzi, ognuno sa che comunque è custode. La mia esperienza... Sì, no, la Borgogna è un posto non individualista quanto certe regioni italiane, dove veramente nessuno ha mai assaggiato il vino del vicino, cosa che ti sarà anche capitato a te di registrare, però anche lì capita spesso di sentire una sostanziale chiusura, insomma, nei confronti del vino degli altri. Non è un posto dove si metta in comune. Ecco, sai cosa sta cambiando? Questa è una domanda interessante anche per questo. Questo, la risposta che ti ho dato vale fino a questi anni qui, fino a 3, 4, 5, 6 anni fa. Ma ciò che ho visto ultimamente, anche se non vado in Borgogna da un anno e mezzo, ovviamente, per una questione legata al Covid, è che le nuove generazioni, cioè quelle che si stanno proponendo ora al timone delle aziende, rilevando i padri che vanno in pensione, quindi i ragazzi che hanno dai 22, 23 fino ai 27, 28 anni, 30 anni, credo che siano destinati a un confronto molto più serrato con il resto della produzione borgognona, francese e mondiale. Cioè sono ragazzi che io vedo molto più di quanto lo facessero i genitori, si vedono tra loro, si incontrano, aprono bottiglie, discutono, dialogano, conoscono molto meglio dei genitori il vino italiano. Questa è una cosa veramente interessante per noi, perché parlare con un vignaiolo di 60 anni in Borgogna e chiedergli se ha mai sentito nominare il Barolo Monfortino, il Brunello di Tancredi e Franco Biondi Santi, significa andare incontro alla delusione sicura, o quasi sicura. È rarissimo che conoscano questi vini, che sono il nostro grande vanto, insomma. Invece i ragazzi ti dicono, no, come Barolo Monfortino? Io conosco il Monfortino, ma ti so dire anche dov'è quello che fino al 74 si faceva a Monfort, e tu rimani così, dico, caspita, che è cambiato? Questo secondo me anche in Italia, i produttori giovani vedo che si incontrano di più e si confrontano. E avevo una domanda sui terreni, non possiamo purtroppo parlare di tutto e di tante cose, quindi appunto per questo se avete domande più sui vini o vi interessano invece più altri argomenti, fatele. E poi parliamo di questa cosa di Rachele, però prima i terreni della Borgogna e della collina, no? È importante, sì. Come si differenziano dalla base della collina salendo poi su per la, per la collina? Argomento, è un argomento chiave questo qui ed è ciò che effettivamente ha fornito all'Istituto
quello che si chiamava CNAO all'epoca, il Consiglio Nazionale delle Denominazioni d'Origine, ha fornito più materiale per distinguere gerarchicamente le vigne della Borgogna, cioè la composizione dei suoli e dei sottosuoli. Ed è una notizia buona, è che la Borgogna ha una struttura geologica facilissima da studiare. Non è l'Alto Piemonte o il Chianti classico o l'Irpinia, cioè che sono dei posti complessi da studiare, o il appunto il Chianti classico già nominato, ma anche tanti altri luoghi italiani, la zona del Soave, sono dei veri e propri patchwork. Invece la Borgogna no, la Borgogna è marna calcarea, marna argillo calcarea, dalla base alla cima. Se non che è possibile però individuare sostanzialmente due elementi che rendono molto diverso il vino che si crea, che si può ottenere alla base e a mezza collina o addirittura in cima, cioè la qualità e lo spessore delle argille, cioè dove va a pescare la radice della pianta. Alla base, quindi vicino alla strada che taglia la Borgogna, che si chiama Route Départementale 974, per tutti la nazionale, al lato della nazionale ci sono spessori anche di 1,80 m, 2 m di argille, e i terreni giurassici antichi sono sprofondati laddove, diciamo, le radici si ancorano e basta, prendono solo dell'umidità, prendono solo l'acqua. Mentre invece salendo sul fianco della collina, immancabilmente lo strato di humus, di terra lavorabile, di argilla, si assottiglia moltissimo fino a azzerarsi quasi in cima. Aumenta la percentuale di scheletro, aumenta la percentuale di ciottoli, che sono tutti ciottoli calcarei, qualcuno in forma di ciottolo, ma molto spesso in forma di scaglie, che si chiamano laves, ci facevano i tetti un tempo, sono proprio scisti. E il vino prende un'altra dimensione, cioè perde di rusticità, perde di profondità, anche di colore, quindi guadagna in leggerezza di colore, in trasparenza e in finezza dei profumi. E effettivamente, come al solito, in medio stat virtus. La mezza collina è quella dove di solito la legislazione in Borgogna ha premiato maggiormente i filari, le vigne, accordando quasi sempre lì le denominazioni migliori, i premier cru, e dove ci sono i grand cru. Sono solo due, pensa, i grand cru che toccano in qualche modo questa strada nazionale in basso, e sono due grand cru in quelle zone, entrambi abbastanza contestati dal punto di vista ideologico. Uno è contestato in quella parcella in maniera veemente, si chiama Mazoyer-Chambertin, e l'altro in realtà è il Clos de Vougeot, che non può essere contestato come grand cru perché è recintato da tempo immemorabile, però ha, come noto, delle parcelle basse, molto argillose, in cui il vino non viene della qualità che invece denota in alto, e del resto anche il mercato, questo lo sa bene, ci sono dei Clos Vougeot che costano anche 80 euro scaffale, che per un Grand Cru di Borgogna è un prezzo basso. Questa domanda: su quale zona della Borgogna hai trovato più difficoltà a trovare fonti storiche di aiuto per il tuo progetto? Su Marsannè sicuramente, che è il comune più a nord, anzi sono tre comuni. È una denominazione d'origine complessa ma molto recente, è nata nel 1987, e quindi testi storici che ne parlino non ce ne sono, anche perché a Marsannè, quando è arrivata la fillossera, era 100% Gamay ancora. Tra l'altro c'era un sacco di uve tintore, quindi insomma è roba non di grande qualità. La qualità lì è arrivata nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra. Per il resto io ho intrapreso molti viaggi, e quindi in realtà le fonti sono state quasi tutte di prima mano, per cui dialoghi serrati, ripetuti con produttori, con consulenti, con vignaioli, con lavoranti, con enotecari, con ristoratori, con colleghi giornalisti. Quante volte sommelier. Sei stato in Borgogna? Collegamento interrotto. Ti ho perso, cosa mi hai chiesto? Quante volte sei stato in Borgogna? Più o meno? Se... Meno di 100 e più di 80. Tanto. Non ho idea. Quanti anni di ricerche per scrivere questo? Che lo facciamo vedere. Una dozzina di anni. 12 anni di ricerche? E sì, e due di stesura. Due di stesura tutti i santi giorni, compresi Natale, Capodanno e compleanno.
Sì, ma quando scrivi la mattina, ti metti lì Sì, e... la mattina, dopo una certa ora, anche in questo caso io in realtà sono collegato, non te l'ho detto, ma sto in un posto dove sono le 7 di mattina, c'è il fuso orario, perché la sera non sono in grado di affrontare un collegamento. No, scherzo, sto a casa mia. Vabbè. Che volevo dire? Ah, un'altra domanda che mi hanno mandato su Instagram: se c'è un Pinot Nero italiano che assomiglia un po' di più ai Pinot Neri di Borgogna, qual è? No, Non ce n'è. no, non assomiglio, cioè alla cieca è impossibile sbagliare, impossibile. Io ci provo, posso prenderti ora la bottiglia che ho bevuto a pranzo, che è un Pinot Nero italiano, Alto Atesino, ma cioè, per quanto buono, perché mi sono versato 2 bicchieri, però non c'entrano niente, cioè, è tutta un'altra cosa, è la parte varietale che viene fuori e... Diciamo, profumi alla dal punto di vista gustativo, secondo me non c'è confronto mai. Dal punto di vista olfattivo, essendo il Pinot Nero un'uva semi-aromatica, ci possono essere delle situazioni, delle annate, dei luoghi che riescono a sintetizzare occasionalmente profumi molto simili a quelli della Borgogna, quando la Borgogna fornisce essenzialmente in certe annate profumi varietali. Per esempio, come ho già detto, credo, a qualche tuo collega, Elisabetta Dalzocchio a Rovereto fa un bellissimo Pinot Nero, Trentino Pinot Nero, Vigneti delle Dolomiti, IGT. Ma io ricordo anche altri casi, il 2002 di Marchesi Pancrazzi aveva dei profumi borgognoni, nettamente. Il 2005 di Castelli Uval, Unterhortel di Martin Aurich, l'azienda di Reinhold Messner che sta in Val Venosta. Ecco, quello, il vino lì me lo ricordo benissimo perché profumava veramente d'incenso come un Borgogna, insomma, per esempio, ma sicuramente me ne sfuggono degli altri. Qualche annata di Haas, per esempio, aveva dei bellissimi profumi. Un paio di annate di Podere della Civettaia, addirittura nel Casentino, aveva una fisionomia olfattiva aromatica nettamente borgognona come ispirazione, cosa che credo abbia fatto piacere a Vincenzo Tommasi, che è un grande appassionato di Borgogna, oltre che produttore di quel vino, e così via. Cioè, ci sono delle riuscite, le riuscite sono molto superiori al numero di bottiglie simili alla Borgogna, vorrei dirti questo. Cioè, di Pinot Nero italiani buoni ce ne sono, ma i confronti evitiamoli perché, Non c'è. soprattutto dal punto di vista gustativo, insomma, Pinot Nero è autoctono della Borgogna, è giusto così. Da un nebbiolo in Borgogna non pretenderemo che somigli a un Barolo, ecco. E se vogliamo trovare dei... Cosa consigli a chi vuole trovare dei buoni in Borgogna ora che non si può andare su? Consiglio di informarsi bene sulle nuove annate, ove possibile, attraverso l'analisi che ne fanno alcuni colleghi e maestri internazionali molto bravi. Penso per esempio a Allen Meadows, che fornisce sempre un punto di vista abbastanza interessante, soprattutto per chi non lo ha mai letto, perché poi a un certo punto diventa anche prevedibile il suo gusto. Però qui, ci sono questi report molto interessanti sulla Borgogna, altrimenti si può andare su valori certi, sui produttori che si sa essere molto bravi, visto che la 17 è una bella annata, la 18 è una bella annata per chi ama il vino maturo, la 19 sarà una grande annata, tutto sommato, anche se non si è riusciti ad andare su ad assaggiare, si può comprare bene. E quanto poi alle enoteche online, è un fenomeno che tanto non sarò io a fermare. Ci sono molti importatori italiani che lavorano però in maniera più stretta, più fedele, sposando progetti meritevoli. Insomma, devo dire che oltre ad alcuni grandi pionieri dell'importazione di Borgogna, direi primo fra tutti Sarzi di Milano, ma tanti altri importatori italiani sono stati, diciamo così, capaci di portarci il meglio della Borgogna e lo fanno ancora. La tua regione, per esempio, ha diverse individualità di spicco, insomma, tra questi, anche perché qualcuno ha avuto la lungimiranza di avvalersi delle capacità degustative di alcuni soggetti che io conosco che frequentano la Borgogna da tanto tempo, e a questo punto ti faccio anche il nome,
del mio fraterno amico Luca Santini, che ha avuto grandi meriti nella importazione di bottiglie eccezionali dalla Borgogna, che è probabilmente il più grande palato che io conosca in Italia. Beh. Qual è la zona più sottovalutata della Borgogna? La zona più sottovalutata della Borgogna è più sottovalutata. Poi io chiedo sopravvalutata. Bonn sicuramente, come comune. Sottovalutata. Molto sottovalutata, anche dal mercato. I primi e crudi Bonn buoni, quelli alti nella collina, sono notevoli. Ci sono tante zone sottovalutate. Saint-Aignan a sud è un posto sottovalutato. I vini valgono più di quello che costano. Ci sono a Macchia di Leopardo grandi cose, anche in comuni molto piccoli che in passato non davano nemmeno il vino, un vino con il loro nome. Nell'Ottocento non esistono sulle carte, proprio perché il vino finiva per essere commercializzato con nomi più altisonanti, anche se veniva da questi comuni, no? Quindi per esempio Fixen, un comune molto interessante, Saint-Romain lo sarà nei prossimi anni, o Sedores è un posto molto interessante, Saint-Aubin da dei bianchi molto interessanti, non direi sottovalutati peraltro, ora sono stati rivelati. Devo dire che per i bianchi il comune più sottovalutato è la Borgogna, non è in Côte d'Or. Secondo me per i bianchi il comune più sottovalutato della Borgogna è Rouilly, scritto con doppia L, Rouilly, che sta in Côte Chalonnaise, a 5 km, 6 km da Saint-Aignan. Ci sono dei bianchi fenomenali lì che costano 20 euro a scaffale, e che però sta in Côte Chalonnaise, quindi non può pretendere di chiedere i prezzi che chiedono a Pouligny-Montrachet, però sono buonissimi i Rouilly. Così come sono molto buoni alcuni Givry Rouge, che è il comune dai vini più interessanti rossi, sempre della Côte Chalonnaise. E poi c'è il grande pianeta del Mâconnais, dove pure si possono fare degli affari. La Borgogna è grande. Sì, infatti. Alcuni premi e crudi Chablis sono molto sottovalutati, secondo me. E alcuni sopravvalutati tanto, però. Questo però vale più per la Côte d'Or che per Chablis. Sì. Comunque certo che sì, certo. E quali sono le ultime annate eccellenti in Borgogna? Sì, la 2014 per i bianchi, punto. Cioè il punteggio, se io dovessi dare, come fa la Revue du Vin de France, un punteggio in ventesimi all'annata, e come fanno loro, bisognerebbe darlo ai bianchi e ai rossi, diverso. Il voto più alto del decennio appena concluso lo darei ai bianchi del 2014, che sono spaziali, a trovarne ancora. Darei punteggi molto alti anche a, fammi pensare, in prospettiva ai migliori rossi del 2014. A me piacciono tantissimo i rossi del 2015, anche se sono dei vini un po' meno acidi di quanto non vada di moda, però sono dei vini di grande classe e di grande longevità. Con la 2016 si è sulle montagne russe, quindi si può trovare di tutto, è un'annata molto disgraziata dal punto di vista meteo, che ha dato dei risultati sorprendenti per la vitalità dei vini, che io penso prima o poi si esaurirà, ma che tuttora sono buoni, sono interessanti. La 2017 in rosso è meglio che in bianco, e secondo me i vini sono molto interessanti, molto proporzionati, bellissimi da bere adesso. Non sono un fan dei 2018, né bianchi né rossi, ho grandi speranze per la 19, e interpretavo il decennio partendo dal 2011, che è un'annata abbastanza negativa, ma se vogliamo infilarci anche i 2010, ecco, anche i 2010 sono dei vini fantastici, sia bianchi che rossi. Quella è un'altra grande annata, quella è un'annata anche omogenea. Secondo te qual è, dopo quanti anni è il picco, è il momento migliore per assaggiare un Pinot Nero e Chardonnay di Borgogna? Poi dipende dalla vigna. Sì. Io tendenzialmente bevo vini di Borgogna molto presto. Molto questo presto. Sono anche criticato da qualche fraterno amico come Giancarlo Marino, che saluto caramente. Però io preferisco aprirli 3 anni prima che 3 settimane dopo. Okay. Loro non voglio rischiare, perché è un vero peccato. Secondo me la Borgogna... Ciao Lorenzo, non scherziamo, io devo pure mangiare, Lorenzo. Infatti io sto guardando, abbiamo 4 minuti ancora e basta. 4 minuti, grazie. No, vabbè, non c'è problema, non c'è fretta. No, l'ultima però, domanda... Però, insomma, ecco... No, ma... un'ora. Siamo per un quarto d'ora di più. No. Anch'io starei, ma massimo un'ora. È che io mi diverto, mi piace.
E se uscissimo dai confini italiani in altri continenti si può fare un paragone con la Borgogna? Sì. Sì, c'è qualcosa di interessante. Sì, c'è qualcosa di interessante. Un vino molto interessante da studiare, per esempio, è il Pinot Nero di Sonoma County, che insomma è West Coast. Per me perfino più di quelli dell'Oregon, che trovo sempre un po' sovraalcolici, sovraestratti, eccetera. Ma ci sono dei posti freschi in California che secondo me, a me è capitato di assaggiare dei Pinot Nero veramente sorprendenti da quei luoghi lì. Poi ci sono, diciamo così, dei Pinot Nero interessanti anche in Europa. Però, ecco, ripeto, il paragone con la Borgogna è sempre scomodo. La valutazione della qualità per un'uva come questa, per un'uva che non è il Nebbiolo, non è proprio impossibile far venire altrove, come invece il Nebbiolo. Valutazioni sulla qualità dovrebbero essere laiche, tutto sommato non snobistiche. Ecco, io non sono uno snob della Borgogna, non mi ci sento. Cioè, bevo Pinot Nero senza stare sempre a pensare non vale uno Chambertin, non vale un Latache. No? Perché? Sono piante, ragazzi. Cioè, non è una pianta il Pinot Nero, non è l'incarnazione della Vergine Maria, è una pianta. Qual è questa sui lungo affinamento recente abbia risposto? Qual è la prospettiva di invecchiamento dei bianchi della Côte d'Or, Max Groppi? È straordinaria, a patto ovviamente di parlare di bianchi di un certo, di una certa ambizione, di una certa concentrazione e soprattutto mantenuti in modo ottimale, perché il grande segreto della longevità di un vino è la sua conservazione, c'è dubbio. Cioè, conservato molto bene, un vino fatto bene non muore subito. Non muore subito. Ci possono essere delle sorprese clamorose assaggiando dei vini vecchi di denominazioni che non si ritengono in grado di durare nel tempo, e anche sorprese al contrario, denominazioni che puntano molto sulla pretesa longevità che magari dopo 10 anni sono ai piedi di Cristo. Per Max, che saluto chiaramente, un grande amico, direi che c'è da ricordare che la vecchia bellissima collezione di Bouchard, che sta a Bonn, comprende una quantità incredibile di bottiglie dell'Ottocento, soprattutto bianche. Le più vecchie sono tutte bianche, la più vecchia in assoluto, che io credo sia presente in Borgogna, bevibile, è un Mersault Charme, Mersault Premier Cru Le Charme, 1846, pare ancora fantastico, che sta proprio da Bouchard. E le più vecchie cataste di vino che Bouchard ha in questa cantina Labirinto, che è qualcosa di veramente inquietante, e sono le prime 56, le 56 più vecchie cataste sono tutte di vino bianco. Bello. Mi sa che ci ve ne voglio un po' tutti qui di andare appena possiamo. L'ultima domanda: uscirà un Atlante anche per le altre zone della Borgogna? Sì, prima o poi uscirà, ed è proprio progetto, diciamo, nato in qualche modo ieri pomeriggio, un Atlante per cui serviranno degli anni, perché vorrei cercare di farlo completo e dettagliato, in cui mi piacerebbe riunire Chablis, la Côte Chalonnaise, il Mâconnais e magari anche un appendice sul Beaujolais, però in forma di Atlante, quindi dal punto di vista cartografico e tassonomico molto preciso, molto puntuale, al massimo delle mie possibilità, che non so neanche, ma insomma io più di quello non posso, oltre quello non posso andare, ecco. Grazie mille. Allora, ci sono anche tutti i libri su Bordeaux, su Beaujolais, che hai fatto in questo periodo, però sono finiti tutti, giusto, quelli su Bordeaux? Sì, Bordeaux, io non avevo idea, insomma, forse sono stampati pochi, non so, evidentemente. Beaujolais, vediamo, perché Beaujolais in teoria non è un posto che attira lo stesso interesse, almeno in teoria, di Bordeaux, della Borgogna, vediamo un po', insomma, nel caso li brucio, se mi restano in mano. No, comunque, no, ora aspettiamo tutti anche Beaujolais, che
così. Grazie. Ah, è una terra meravigliosa, poi magari un giorno ne facciamo un'altra di diretta. No, io adoro Beaujolais. Sono molto appassionata, sì. E grazie davvero tantissimo di quest'oretta. È stato un super super piacere e sì, onore, so che anche te con questo tipo di parole hai lo stesso rapporto che posso avere io, però mi ha fatto tantissimo piacere. Ma davvero, sì, piacere anche per me. Grazie mille a te della possibilità. E grazie a volevo ringraziare, ecco, anch'io tutti quelli che sono stati. Non ho idea di chi sia, non ho proprio, non vedo nulla, vedo solo la mia faccia e quindi penso un po' alla tristezza. Ma grazie infinite, ecco, grazie a tutti. Grazie, ora poi ti mando tutti i riferimenti e grazie davvero a tutti e buona cena allora a tutti. Arrivederci. Ciao, grazie.